Buonanotte dal mondo in parole e regola d'arte. Questa in realtà è la seconda volta che ci colleghiamo questa sera perché abbiamo avuto alcuni problemi di connessione. Stasera non è con me il mio compagno di avventura, come sempre accade. No, sempre accade che è con me, questa è un'eccezione ovviamente, che è appunto Roberto Di Pietro, che salutiamo con affetto. È stata con me in questa precedente ora una cara amica, si chiama Maika. Del proprio corpo. Il corpo non è altro che l'abito, diciamo l'abito, che è un termine più elegante della nostra anima. E che cosa succede lì? Maika ci racconta. Ad Iquitos, anzi prima lei stava a Lima, ma a Lima gli parlano di una dimensione, di una zona magica del Perù. Questa zona si trova ai confini con l'Amazzonia, anzi, è dentro la foresta amazzonica, anche se noi la ricordiamo la foresta amazzonica come appartenente al Brasile. In realtà, quella parte di foresta amazzonica la cui regione ha come capitale Iquitos è peruviana. In questa parte di foresta amazzonica, la più occidentale, vivono gli sciamani, questi uomini che hanno dei poteri soprannaturali, non direi, perché comunque tutto ciò che si verifica, come diceva Pasolini, è vero, è secondo natura, è naturale, però poteri che comunque noi non conosciamo. Poteri curativi, riescono a curare delle persone che sono affette da mali o da disturbi psichici o fisici piuttosto importanti, piuttosto debilitanti, come l'anoressia, che è fisico e psichico, la bulimia, che è fisica e psichica, come la depressione, che è il male oscuro, che spesso colpisce noi occidentali, non ne capiscono neanche il motivo. Il motivo forse è il totale distacco della nostra spiritualità, della nostra energia. Perché quando si dice spiritualità, magari ecco, nella nostra concezione si pensa a qualche santo che vive in un eremo, ma spiritualità. Lo spirito è l'energia, l'energia che sta dentro il nostro corpo. Se essa è malata, di conseguenza, tutto il nostro, scusate, male di stagione, tutto il nostro corpo e la nostra mente, che forse è la cosa più importante, ancora più importante del nostro corpo, si ammala. Ecco,
Lei quindi parte, anche perché lei aveva avuto dei problemi, diciamo di non di bulimia o di anoressia, per fortuna, è una donna molto in forma, e però voleva comunque conoscere questa dimensione che poteva darle qualcosa in più, che fino a quel momento non aveva avuto, almeno dalla nostra società occidentale. Da Lima passa di Quito e qui conosce questo villaggio di sciamani. Questi sciamani individuano in lei, da una parte, degli sbalzi di energia psichica e spirituale e dall'altra delle potenzialità da sviluppare. Ebbene, adesso sta seguendo un percorso, ma viene a sapere che la possibilità di aumentare le nostre potenzialità, così, sic et simpliciter, dicevano i latini, dal nulla, una persona che è totalmente sana, oppure, o meglio, si crede tale, sappiamo, scientificamente provato, che può utilizzare il 3% delle potenzialità del cervello. Bene, attraverso una dieta ben precisa, attraverso le energie che confluiscono dagli sciamani, attraverso i loro insegnamenti e attraverso questa pianta miracolosa, ayahuasca, allora da quel 3% si può passare al 25%. E mi direte: sì, vabbè, ma questi sono dati che poi lasciano il tempo che trovano. Vi do allora un esempio concreto, perché altrimenti sembra tutto così quasi surreale. In realtà, dal 3% al 25% vuol dire questo: vuol dire che la mente acquista un potere tale che è capace di curare, di autocurare, autocurarsi, anzi, le malattie che stanno affliggendo il nostro corpo. Ad esempio, Maika aveva una forma di depressione piuttosto importante, anche perché vivendo a Londra con quel clima così plumbeo, con quel cielo così plumbeo, quel clima così freddo, dopo tanti anni è quasi una conseguenza inevitabile avere una sorta di depressione. Ebbene, in 3 mesi l'ha guarita totalmente. Adesso è una donna, è sempre stata una donna giovanile, una bella donna, ma tanto ce l'ha confessato senza problemi. A 47 anni, beh, io non la vedevo da circa una decina d'anni, dall'ultima volta che l'avevo vista era 10 anni fa, l'ho vista adesso tramite Skype. Sembra ringiovanita di 10 anni rispetto all'ultima volta che l'avevo vista, quindi diciamo ringiovanita di 20 anni. Sembra una donna di 27, non 47. E mi dice lei, proprio a causa di questa ayahuasca fantastica, di queste energie che si trovano in quel posto magico e dell'aiuto degli sciamani. Ma vi dirò di più: Maika sta seguendo una dieta che prevede per 3 giorni o 4 a settimana il completo digiuno. A che io gli ho chiesto, perché mi ricordavo che lei era una persona che apprezzava il cibo, pur non avendo mai avuto problemi di obesità, però mi ricordo se eravamo andati anche a volte a pranzo o a cena insieme, quindi eravamo amici, molto amici. Ebbene, lei mi ha detto: guarda, tu sai quanto io apprezzi la tavola, le pietanze, le buone pietanze che si possono, che ci sono anche in Perù. Una fra tutte, famosissimo il ceviche, no? Questo piatto di pesce favoloso, di pesce crudo che
fa impallidire il sushi, ebbene, pur stando in un paese dove tutto è molto naturale, tutto cresce spontaneamente e con grande, diciamo, senza la perdita di quei minerali, di quelle energie che danno i frutti della terra al nostro corpo, come succede ad esempio nelle terre fredde come l'Inghilterra, che sono costrette a importare da paesi come il nostro, l'Italia o il Perù o quelli dell'Africa, alcuni prodotti vegetali vegetale o comunque legati al mondo della frutta. Ebbene, mi dice: ma io qui, sinceramente, prendendo questa pianta, gli umori di questa pianta, io non sento neanche fame, o meglio, sono capace di controllare il mio appetito a mio piacimento. Posso anche starmene 5 giorni, una settimana, addirittura 30 giorni senza mangiare e non avvertire alcun problema. Allora, queste capacità che si aprono in un ambiente così magico e sono permanenti. Attenzione, non è che si va lì, si hanno queste capacità aumentate e poi si ritorna in Europa, nelle proprie città, dalle proprie famiglie e scompaiono. No, una volta che queste potenzialità si sono aperte, si sono aperte per sempre. E quindi anche chi fosse perfettamente sano, molto intelligente e credesse di non avere alcun problema, va lì, ad esempio, si ha la volontà di dimagrire quei 5-10 kg che lo fanno tornare ad un'età giovanile, perché sappiamo, una persona che perde 10 kg è quasi un'altra persona, se sembra ringiovanita di 10-15 anni. Ebbene, lì lo può fare senza alcuna sofferenza. Al digiuno. Ecco, sì, no. C'è stato un momento in cui la connessione forse era saltata, oggi non è proprio giornata, e quindi questa ayahuasca riesce a dare addirittura. Le potenzialità si aprono così tanto da poter curare, e sono delle prove tangibili, delle persone che erano affette, ai noi, ai loro, da mali incurabili come il cancro. Ebbene, lì senza la chemioterapia, senza essere bombardato da questi raggi che distruggono tutto il nostro corpo, anche le cellule tumorali forse, ma soprattutto anche tutte le altre buone, lì senza tutte queste terapie aggressive è possibile curarsi anche dal cancro. Tutto questo è possibile andando lì, avendo un'esperienza con gli sciamani di 10, 15 o anche 30 giorni, e ci diceva Maika che lei organizza questi viaggi per coloro che volessero aumentare le loro potenzialità o guarire da qualsiasi tipo di male, in modo naturale, senza terapie aggressive che, ahi noi, ben conosciamo. E allora che cosa si può fare? Si può contattare Maika affinché organizzi
questo viaggio e soprattutto questo diciamo questa settimana o questi 10 giorni o queste 2 settimane o addirittura 3 mesi in questo posto magico, meraviglioso, dove tutte le nostre potenzialità saranno aperte affinché si possano creare delle connessioni tra il cervello, l'anima e la natura. E attraverso questa connessione si potrà raggiungere una consapevolezza, ma soprattutto una capacità, una potenzialità delle energie che sono tali da poter ottenere tutto ciò che noi vogliamo e finalizzato al benessere del nostro corpo, della nostra anima, che l'anima pronunciata con questo sostantivo sembra chissà quale entità mistica, ma in realtà è l'energia che viene, che abita i nostri corpi, che probabilmente ha abitato altri corpi in passato. Maika ci diceva della possibilità di conoscere e connettersi anche alle vite passate, le vite passate che la nostra anima ha vissuto ovviamente in altri corpi, in una connessione totale e indistinta tra passato, presente e futuro. So, possono sembrare dei concetti piuttosto ardui, non magari da capire, ma da concepire, perché sono totalmente fuori portata, fuori dalla portata della nostra cognizione, no? A noi sembra impossibile che futuro, passato e presente siano in realtà un unicum, ma in realtà ce lo diceva addirittura Albert Einstein, individuando egli questa quarta dimensione, cioè lo spazio-tempo, egli afferma che il tempo non è altro che uno spazio, e quindi il passato è uno spazio anteriore al presente, che è lo spazio che il nostro corpo sta occupando in quel momento, e il futuro non è altro che uno spazio che occuperà avanzando in una sorta di fotogrammi che si succedono dal primo passato all'ultimo futuro, che sembra coincidere con la fine dell'universo, ma che verrà tra miliardi e miliardi di anni. E cioè quando l'universo sarà, quando tutte le stelle dell'universo saranno diventate dei buchi neri e attrarranno con la loro forza di gravità, altissima tutto il resto, e facendolo poi implodere e quindi sparire. Ma queste sono comunque teorie e comunque non ci riguardano, perché anche per quanto riguarda le future 1000, 2000, 3000, 5000 vite, chissà quante saranno, se ci saranno, non ci riguarderà, appunto, non riguarderanno anche le nostre future vite, se ci sono, se mai ci fossero, questo ragionamento. Allora, per chi volesse aumentare le proprie potenzialità di 8 volte in più, dal 3% massimo che ci danno gli scienziati, delle nostre capacità cognitive, intellettuali, aumentarle fino al 25%. Per chi purtroppo è affetto da alcuni mali, come la depressione, la bulimia, l'anoressia o, ancora peggio, il cancro, può contattare Maika. Ogni dettaglio gli verrà spiegato o le verrà spiegato. La può contattare scrivendole a questo indirizzo email, Maika G, tutto minuscolo e tutto attaccato, maikag@gmail.com. Lo ripeto, maikag@gmail.com. Se volete, vi pronuncio anche ogni lettera affinché possiate intenderlo senza alcuni
senza alcun dubbio, Milano, Ancona, Imola, Como, Ancona, Genova, @gmail.com. Scrivetele, le potete scrivere in italiano, in spagnolo, in inglese. Lei vi risponderà in spagnolo o in inglese e se le scriverete in italiano mi inoltrerà l'email affinché io gliela traduca in spagnolo, che poi è la sua lingua madre, ma comunque conosce benissimo anche l'inglese. Quindi vi invito a contattarla perché è una opportunità più unica che rara. Maika G @gmail.com. Maika G, tutto attaccato e tutto minuscolo. Abbiamo concluso questa nostra puntata. Sono i saluti. Saluto e ringrazio naturalmente Maika di essere stata con noi, anche se la sua voce purtroppo non abbiamo potuto sentirla per problemi di collegamento. E saluto con affetto anche Ekaterina e Solimar, sono due amiche carissime della radio, tutti gli amici del Toriani e tutti coloro che normalmente saluto e che per brevità quest'oggi, visto che il secondo collegamento non farò, ma sono sempre nei nostri cuori, nel mio e in tutti coloro che vogliono bene a questa radio. Quindi io con voi mi sentirò anche insieme al mio carissimo amico e compagno di viaggio Roberto mercoledì prossimo su queste frequenze nel mondo in parole a regola d'arte. Una cordiale buonanotte dall'iperuranio in cui si trova la nostra dimensione, cioè quella del mondo in parole e regola d'arte, e un bacione a tutti quanti voi. Ciao ciao.